su questa piana, sulla quale si affacciano oltre a terra nera anche rocca di cambio e in parte rocca di mezzo, le nevi che si sciolgono, ma anche le acque che confluiscono sulla stessa piana, vanno ad alimentare un torrente che attraversa le meravigliose grotte di Stiffe, questo complesso speleologico antichissimo che tra l'altro molto presto sarà riaperto al pubblico, complesso speleologico che regala angoli davvero suggestivi ai visitatori. I piani di Pezza nel territorio di Rocca di Mezzo, siamo sempre nella provincia dell'Aquila e come vedete uno scenario che regala forti emozioni non soltanto agli appassionati degli sport invernali, soprattutto agli appassionati dello sci di fondo, ma a chi ama la natura, a chi vuole vivere immerso in questo scenario, in questa valle di silenzi. I piani di Pezza che hanno visto anche la presenza di un grande Papa, Giovanni Paolo II, e lei è stato testimone di questo incontro e poi anche, in un certo senso, non i piani di Pezza, ma Rocca di Mezzo, dell'attuale pontefice Benedetto XVI. Sì, beh, diciamo che ho avuto questa fortuna di assistere all'evento del 1986, quando fu fatto qui a Rocca di Mezzo il raduno degli scout della GESCI, il raduno nazionale che venne tutti a fare visita, tutti gli scout. È bellissimo proprio questa collina che fu occupata così da questi ragazzi per accogliere il Santo Padre, è una cosa bellissima. A parte che questo territorio poi ci spostiamo di poco, qui di fronte sul Gran Sasso, e ci fu quella scena molto bella del bambino che incontrò il Santo Padre mentre facevano tutte le sue passeggiate sul Gran Sasso di Pasi, sulla neve, mentre ha detto ai suoi genitori ho visto il Papa, perché era tutto ovviamente coperto, sì. I genitori l'hanno preso per pazzo, sì, e invece poi era veramente lui. Non ci hanno creduto, sì. Questo è il paradiso per i fondisti. Beh sì, questo è uno dei comprensori più belli per lo sci di fondo, la stagione invernale, poi molto bello per quanto riguarda la stagione estiva, si possono fare delle passeggiate bellissime, ci sono i chalet, uno è già in funzione, un altro sarà in funzione quest'estate, molto più bello, molto più accogliente. È del comune proprio? È del comune di Rocca di Mezzo, si l'ha realizzato il comune di Rocca di Mezzo, ci sono delle camere da letto, c'è un bellissimo ristorante, un bar. Quindi già uno può chiamare il comune di Rocca di Mezzo, mi voglio prenotare un angoletto nello chalet, già per la prossima estate. Sì, sì. Il tutto immerso in questo silenzio. In questo silenzio bellissimo. Addirittura ci sono molte persone che vengono qui per sentire il rumore del silenzio. Poi naturalmente Rocca di Mezzo, questo borgo antichissimo. Ci sono queste escursioni, in questi paesaggi, in questi boschi che vale la pena veramente di frequentare. Grazie. È una delle stazioni invernali, di sport invernali, tra le più importanti del centro-sud, Campo Felice. Bisogna ricordare che qui siamo nel territorio di Rocca di Cambio. Rocca di Cambio localmente si chiama... Rocchi Cagni. Esatto. Rocca di Cambio è il comune più alto di tutto l'Appennino italiano, 1434, chi dice 32, chi dice 35, comunque, più o meno. Venendo qui in provincia dell'Aquila non si può non venire al di là del fatto sportivo a scoprire Rocca di Cambio, con tutti i ristorantini, con tutta la cucina del luogo. Allora, direttore, raccontiamo che cos'è oggi questa realtà. Rocca di Cambio è il paese più alto di tutto l'Appennino e vive esclusivamente di turismo,
grazie alla stazione di sci di Campofelice, che è a solo 2 chilometri da Rocca di Cambio, che ci porta qui durante l'inverno e anche l'estate oltre 3.000 turisti, Rocca di Cambio deve vivere per forza di questa situazione. Come è articolata la stazione di Campofelice? Quante piste ci sono? Ci sono piste per tutti. Certamente, allora ci sono 21 piste di discesa, da quelle più semplici per i bambini, per i principianti, fino alle nere e anche alcuni fuoripista. Siamo muniti di 9 seggiovie, di cui 2 seggiovie automatiche e 2 sciovie, di cui una è esclusivamente, servono su uno park. E per il freestyle abbiamo 2 tappeti mobili per i bambini e più una manovia. E stiamo parlando di freestyle e stiamo proprio vedendo queste meravigliose esibizioni. Quindi qui c'è un'attenzione particolare per questo sì, attività. C'è lo Snow Park dove lo stiamo continuando, aggiornando anno per anno, appunto per mettere dentro tutte quelle novità che sono ormai nelle stazioni di sci più famose d'Europa. Quindi lo snowboard e adesso il freestyle con questa esibizione che fa questo ragazzo della scuola sci Le Aquile. Programmi per il futuro, futuro immediato? Tra poco arriverà anche la galleria. Sono 1100 metri di galleria, sono stati bucati 700 metri, mancano quei 400 metri e poi la viabilità con Roma sarà ancora più breve. Pertanto... E poi c'è anche una cosa importante, la convenzione con Campo Imperatore. Certo, è nato da quest'estate, da metà agosto, lo Ski Pass dei Parchi. E di questo parleremo tra poco, quindi voi entrate in questo progetto. Questo progetto e poi speriamo, ormai siamo addirittura d'arrivo, per cominciare a fare la progettazione e poi l'esecuzione di questo famoso collegamento sci e piedi da Campofelice fino alla stazione di Ovidoli. Grazie. Grazie a voi. Un altro angolo d'Abruzzo, diciamo un angolo doc per gli appassionati degli sport invernali. Ovidoli, siamo in questo momento a 1810 metri di quota, ma si può arrivare oltre i 2000 con gli impianti. Ovidoli, questa stazione invernale che è molto cresciuta in questi ultimi anni. Il paese di Ovidoli è un paese tipicamente montano-appenninico con circa 1200 abitanti, c'è un borgo medievale molto carino, c'è una zona determinata bella per fare le passeggiate a cavallo e il trekking, ci sono le gole di Celano, c'è una bellissima pista ciclabile che parte da Ovidoli e arriva fino a Rocca di Cambio con oltre 40 km percorribili con le mountain bike, abbiamo sicuramente un elevato livello di gastronomia con dei ristoranti di qualità, alcuni molto tipici all'interno del paesino antico. Parliamo ora della neve. Quanti chilometri di piste hanno a disposizione gli sciatori? La stazione di sci di Ovidoli Monte Magnola è una stazione di sci ubicata sul Monte Magnola innanzitutto, con un ventaglio di piste per oltre 30 chilometri di sci ai piedi, di un bellissimo snowpark a circa 2000 metri e di 10 impianti di risalita, fra cui una telecabina ad 8 posti e una seggiovia esaposto ad agganciamento automatico. Anche qui già a 1008 ci si arriva molto facilmente, ci sono anche delle strutture ricettive di qualità. Qui si punta sul benessere. È vero, soprattutto del comfort anche per quelli che non sciano, con dei rifugi dotati anche di camere, di albergo, di centri benessere, di baite rifugio per pranzare e per fare anche quelle famose cene in quota serali con rientro, fiaccola e sci ai piedi. Quindi romantiche, diciamo. Romantiche. Ed avventurose. Questo non soltanto d'inverno, anche l'estate, naturalmente. Anche l'estate. Si può pensare già da adesso alla primavera. Esattamente, si sale con la telecabina d'estate anche con la mountain bike,
si possono compiere percorsi di trekking in quota e si può riscendere a valle lungo le piste sci facendo esclusivamente i percorsi che d'inverno si utilizzano con gli sci. Nel mese di agosto è stato sottoscritto fra i comuni dell'Altipiano delle Rocche e i comuni dell'Aquila, la provincia, la regione, i due parchi, ovvero il Velino Sirente e il Gran Sasso in Monte La Laga, e le stazioni di sci di Ovindoli, Campo Felice, Campo Imperatore e, caso per la prima volta, le Grotte di Stiffe, un protocollo d'intesa per costituire un consorzio denominato Ski Pass dei Parchi. Questo consorzio sicuramente è l'evoluzione di una precedente realtà comprensoriale che abbracciava solamente Ovindoli, Campo Felice e Campo Imperatore, che si chiamava Le Tre Nevi. Sicuramente questo consorzio vedrà nascere innanzitutto il collegamento Ovindoli-Campo Felice sci ai piedi e attraverso, qui, attraverso piani di pezza, la parte alta, e quindi sarà tutta un'area sciabile, quindi avremo circa 120-130 km di sci e una trentina di impianti di risalita in totale utilizzando anche i due comprensori. Il grande vantaggio sarà che uniremo due autostrade, ovvero la 24 e la 25, direttamente con gli sci ai piedi. All'interno di questi comprensori sciistici, ormai da diversi anni, abbiamo l'ausilio e l'ottimo lavoro svolto dalla Polizia di Stato della Scuola di Moena, che attraverso la loro formazione e le loro attrezzature compiono quotidianamente attività di prevenzione, di soccorso e di organizzazione per l'utenza che si avventura in montagna anche al di fuori dei comprensori sciistici, dove addirittura durante la stagione invernale compiono anche sessioni educative alle scuole medie inferiori e medie superiori, dando loro delle indicazioni su come ci si comporta con gli sci ai piedi e quali sono le cose da evitare. Sordaniera. Allora, i maestri di sci di Campo Felice ci hanno regalato questa bella fiaccolata, sempre bella, romantica, è sempre un piacere vederla, e noi siamo in compagnia di Sordaniera. Sordaniera, lei accompagna qui 90 bambini. 90 bambini dall'Aquila. Dall'Aquila. Ma sono 12 anni che la nostra scuola primaria Istituto Cina Cristiana organizza con la scuola sci di Campo Felice un corso di sci per bambini, 20 ore settimanali, veniamo su e oltre a imparare a sciare cerchiamo anche di fare festa insieme, perché insieme ai bambini vengono i genitori, quindi creiamo una grande famiglia che si ritrova sulle nevi, e questo per due motivi: primo, perché diamo la possibilità ai bambini che magari non possono essere accompagnati dai genitori di imparare a sciare e quindi di sciare, e seconda cosa anche di far passare una settimana insieme a tutte le famiglie, aria pura e soprattutto un momento di divertimento per tutti. Si divertono di più i bambini o Sordaniera? No, io mi diverto, certamente. E siamo stati accerchiati intanto dai bambini, da maestri di sci, che ringraziamo. Direttore, grazie per questo finale che ci avete regalato. Vuole rivolgere un invito? Un invito a venire a Campo Felice, con le nostre scuole di sci, con le nostre belle piste innevate tutte, sicuramente ci possiamo divertire insieme. E anche con Sordaniera, che è qui, che viene con tutti questi bei ragazzi simpatici, che si sono molto divertiti, saranno stanchi morti. Lei che stile preferisce? Ancora bene, che stile preferisce? Sci paralleli. Sci paralleli. Ma sì, ecco, paralleli o uniti? Uniti e paralleli. Quello è lo stile lo migliore. Stile migliore, quello di Gennaro. Sì, no, il telemark, no, adesso arriva di moda il telemark. Sci uniti. Bene, allora io ho visto qui del Vimbrulé. Attenzione ai bambini, perché non è una bibita, no, non vi sbagliate, eh. Date ai grandi il Vimbrulé, facciamo un brindisi a Sereno Variabile e a tutti i telespettatori. Gli alpini, ecco qua. E Vimbrulé è fatto dagli alpini che stanno distribuendo. Alpini che si fanno anche un bel ballo adesso, un bel balzo. Bene. Grazie. Allora, 1, 2, 3.
Arrivederci, l'asfalto per l'acqua, ci vediamo sabato prossimo. Arrivederci.